Buongiorno. Ah, aspettate. Ok. Ma quanto è difficile fare lo youtuber? Fare lo youtuber è un lavoro stra creativo, richiede continue idee e stimoli. E quindi c'è bisogno di cambiamenti continui nella vita di una persona per fare video. O almeno, secondo me. Oggi vi mostro al 100% come io realizzo un mio video. Step 1, l'idea, che può arrivare in momenti di grande ispirazione. O al bagno, mentre faccio colazione, mentre faccio il servizio civile, anche sotto la doccia, anche mentre guido. Una volta trovata un'idea per un video, occorre controllare se è fattibile. Prima di tutto si controlla se si può fare sia a livello economico che fisico, e successivamente si controlla se è un'idea originale. Ho portato anche cose non troppo originali sul canale, è vero, però ci tengo a mantenere una certa originalità anche nelle cose che non lo sono. Ovvero, se faccio un video dove, che ne so, mostro una cosa banale, la faccio a modo mio. Una volta deciso, appunto, realizzo questa idea piuttosto che un'altra, si scrive su Notion. Appunto, la scrivo sulle note, su Notion, e faccio una specie di script del video, insomma, una scaletta, diciamo. Non scrivo proprio tutto il video perché non ci proprio riuscirei a impararmi tutto il video e poi ripeterlo come sta scritto. Preferisco un po' più improvvisare. Ok, invece, una volta scritta questa scaletta, il video deve essere, insomma, registrato. E per registrare mi affido a una tecnica molto semplice, ovvero registro quanto ho voglia. Tipo questa mattina mi sono svegliato e ho detto: ah, oggi è il giorno per un bel video scioccante. Tra l'altro abbiamo anche i gattini che fanno fare like, spero. Mici. Allora lui, poi abbiamo lui, poi abbiamo lui, che carino questo. E infine quello più sociale, che è lui. E poi Lea. Se volete un gattino, scrivetemi nei commenti o su Instagram, che li devo assolutamente regalare. Ho tipo 7 gatti già, questi sarebbero 11. Comunque, dopo le riprese c'è anche la parte del drip. Mi vedi così, drippato, e ti dico: facciamo un video, che mi dici? Subito, amore. Guarda così bello, cioè. Mamma dice che sono bello. Per questo, raga, i miei video escono, non escono troppo costanti, perché diciamo che se io non ho voglia di registrare, non ci proprio riesco. Non riesco a fingere troppo. Comunque, novità scioccante: ho preso l'alberello all'erba, credo. Cioè, in realtà profuma, ma non so se è l'odore di erba. Però vabbè, profuma comunque. Ok, niente. Quindi comunque sia, non è facile fare un video dei miei, soprattutto perché serve una certa voglia e costanza fare video su YouTube. Dopo le riprese c'è l'editing. L'editing credo sia la fase più lunga e che porta via più tempo, sicuramente. Anche se per me forse, per il livello di costanza, è più facile editare, che ne so, magari tutti i giorni, piuttosto che registrare tutti i giorni, dato che tutti i giorni non ho la stessa voglia di vivere e di registrare che oggi. Ovviamente ci sono molti momenti, no, dove penso: no, ma che cazzo sto a fare, perché devo registrare, non me ne viene. Per questo non ho molti contenuti a volte, anche se ho un botto di idee, molte non le realizzo perché dico però vabbè, come diceva Kitra in Kitra Stinare, un'idea non è niente senza un'esecuzione. Una volta che abbiamo finito di editare, il video è quasi completo. Manca solamente il genere, la miniatura, che è la copertina che voi vedete. A volte uso addirittura quella che mi consiglia YouTube perché è troppo top. Altre volte scelgo un fotogramma dal video che reputo abbastanza interessante. Successivamente bisogna solamente caricare il video, dargli un titolo adeguato e sperare che vada bene. Niente, questo qui era come veniva creato un video di Kitra. Volevo spiegarvelo comunque dietro quei minuti. Spero si capisca che c'è tanto lavoro da parte mia. Bella, raga.